Ora dove polemica tra esercenti dei bar e dei locali del centro e gli organizzatori dell'Oktoberfest, la festa della birra in fiera. In tempi di crisi la concorrenza fa paura. Francesca Ferrari. Il nuovo regolamento di polizia urbana a Padova verrà discusso in Consiglio Comunale il prossimo 29 di settembre. Ma intanto in città è scoppiata una nuova polemica in occasione dell'Oktoberfest dal 22 di settembre in fiera, aperto 8 giorni fino a tarda sera. Il nodo della discordia sono le ordinanze antialcoliche per tutti i locali pubblici. E così dall'APE, l'associazione dei bar e delle locali pubblici, hanno scritto a Palazzo Moroni. Il sindaco in prima persona che si è speso per direttive e ordinanze che vanno contro giustamente l'abuso di alcolici, soprattutto da parte dei giovani e giovanissimi. E pochi giorni dopo viene organizzata questa festa che già dalla locandina dichiara che la birra scorrerà a fiumi. Inoltre, dicono bar e birrerie, non ci sarà alcuna ricaduta economica sulla città. Ci sono un sacco di manifestazioni che dall'inizio di maggio fino alla fine di ottobre vanno a gravare sul mercato. Noi siamo sempre qua cercando di restare in regola con tutto quanto e veniamo a sapere che queste feste più o meno di tradizione hanno delle normative un po' più lascive, insomma. E proprio su sicurezza e su eventuale collaborazione con i locali ribatte l'organizzatore dell'Oktoberfest. Avremo la nostra vigilanza dall'ingresso all'uscita e all'interno, dopodiché apertura massima sia per i controlli con gli etilotest. Con le birrerie, questa sterile polemica ogni anno, ogni iniziativa che facciamo con le associazioni di categoria, io sono il primo a chiedere sempre di avere iniziative e collaborazione in modo da poter sviluppare idee anche in centro.